Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere il rinvaso di un pino nero che è stato raccolto la primavera del 2019, quindi un anno esatto, 11 mesi insomma, dalla sua raccolta. Come potete vedere la pianta ha prodotto radici bellissime e anche ha avuto un forte potere micorizzante il processo post raccolta. Questo per farvi vedere meglio è lo strato di micorizia che si è venuto a creare sulla pianta. Adesso io effettuerò questo rinvaso per metterla in un vaso di coltivazione già dopo un anno dalla raccolta. Continuiamo con come si possono vedere già le radici sono partite, anche perché il periodo ha fatto abbastanza caldo in questo periodo, anche se adesso le temperature si sono abbassate. Il substrato che è stato utilizzato per l'attecchimento di questa pianta è solo ed esclusivamente pomice lavata, ma non necessariamente divisa per le omologie. Adesso districhiamo un po' le radici, vediamo se ci sono dei fittoni da eliminare. Terriccio abbastanza compatto, la pianta è stata raccolta a radici nude, ha un apparato radicale abbastanza sano, anzi sanissimo, non ci sono segnali di marciume radicale, anche l'odore è buono, profumo di micorizia. Mi viene difficile a parlare e a lavorare. La miscela che userò in questo rinvaso, nel suo primo rinvaso e comunque in tutti i pini, è una miscela a base di pomice grossolana setacciata e lavata come strato di drenaggio, e poi utilizzerò un 50% di acadama e un 50% di pini. Diciamo che sono diversi anni che utilizzo questa soluzione e queste scelte, e le piante hanno delle eccellenti reazioni. Ovviamente sempre il tutto dipende sia nelle miscele, sia nell'apporto dell'acqua, delle concimazioni, dagli ambienti in cui si vive, l'areale geografico in particolar modo. Ovviamente le condizioni su un balcone, le condizioni, non mi stanco mai di ripeterlo, le condizioni di un giardino, anche a volte nello stesso areale geografico comunque hanno delle diverse reazioni sulle piante. Devo dire che con apparato radicale non mi posso lamentare. Non ci sono radici eccessivamente lunghe, a volte non hanno, riescono a fare il giro del vaso. Adesso eliminerò qualche vecchio fittone in modo da arretrare di più le radici, ma in buona sostanza ha un bel apparato radicale a raggiera. Andiamo a dare ancora una pulita. Perché faccio il rinvaso dopo il primo anno? Perché ho notato che in base alle condizioni in cui tengo le piante,
si sviluppa molto l'apparato praticale per la miscela, per le concimazioni, per tutta la coltivazione che io faccio. Quindi questo mi permette di valutare subito e di far sì che le radici non crescano troppo, in modo tale che comincino a fare dei giri all'interno del vaso. Dell'apparato radicale, adesso andiamo a togliere questi monconi. Andiamo a vedere le radichette da dove partono. Adesso diamo una accorciata sotto. Bene, adesso provvederò a rinvasare la pianta su un vaso di coltivazione. Dato che ho usato della pomice grossolana, nel fondo del vaso ho messo una parte del terriccio preesistente che aveva presenza di micorizia. Questo sarà utile per favorire la micorizia per l'attecchimento. Qui ho già preparato, dato che ho dovuto fare diversi rinvasi, ho preparato una parte di Akadama e di Kiryu che andrò a mettere. Ah, una cosa importante, io metto anche del carbone di legno, pochi pezzettini. Adesso aggiungiamo il terriccio, Akadama e Kiryu, 4 mm, 4-6 mm. Bene sotto fatto questo lavoro, metto ancora sopra un po' del suo terriccio, della pomice, sempre per lo stesso principio di aiutare la micorizzazione della pianta. In base è stato effettuato, la pianta per i prossimi 3-4 anni non necessiterà sicuramente di rinvaso. La pianta è stata potata per far sì che possa arretrare in questa primavera, ma ha già una discreta presenza di germogli arretrati. Vedremo col tempo quello che ne verrà fuori. Grazie.